Il momento che molti stavano aspettando. Il torneo si ferma perché sta per entrare lui. Il vincitore di X Factor, il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, oggi è qui con noi, con l'essenziale Marco Mengoni! Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra e ambire poi la pace. E nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore, per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima. Sarò quote stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, io mi allontano dagli eccessi, tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. Dalle cattive abitudini e tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. L'essenziale Marco Mengoni in Piazza Grande a Locarno. Beh, dico, no? Dopo, Marco, dopo un inverno così lungo, questo sole ci sta benissimo, però diciamo che è il primo giorno di primavera questo. E come va? Ma fate dei giochi difficilissimi, hai è una visto? Cosa incredibile. Aspetta che poi non hai ancora visto quelli che arriveranno dopo. Non hai visto quelli che arriveranno. Adesso ce n'è uno che ti ha spaventato particolarmente. Ma quello con i pattini secondo me è pericolosissimo. Quello con gli sci? Sì, con gli sci, con i... Ma almeno sulla neve come ci vai? Sulla neve non ci sono mai stato. Dovresti provare. Qua da noi comunque di montagne dove si può sciare ce ne sono un sacco. Difatti verrò qua. Quindi, perché no, vieni magari a sciare una volta e poi la sera fai un concerto. Assolutamente. Questo è, questa è la Svizzera italiana. Se mi invitate ben volentieri. Ti adora. Ti adora così tanto che io oggi cercavo un tuo disco e non l'ho trovato. È andato esaurito in tutti i negozi, quindi davvero. E poi ti dicono... Grazie.
La curva sud di Morbio ti dice: Marco, sei un figo. You. Hanno apprezzato davvero la tua canzone, grazie davvero per essere con noi. Ma chi vincerà? Oggi è la finale. Oggi è la finale. Chi vincerà? Bella domanda, vorrei potertelo dire, ma non sappiamo, perché sono tutte e tre squadre molto forti. Ma hai sentito che hanno cantato? Sì, tutte e tre. Allora, ascoltate, ragazzi, abbiamo il parere di Marco Mengoni sulle canzoni. Molto bene, non sentivo benissimo proprio. Perché tu eri dietro. Sicuramente hanno cantato meglio di me oggi, perché io sono un po' ammalato. Quindi sicuramente hanno cantato molto bene. Beh, questo è un complimento bene. Che fa voi, molto questo bene. È un complimento che fa voi. Allora, sì, Marco, ho sentito Anastasia Eros. Loro cantavano mane con la coreografia, sì, pure, no? Sì, hanno fatto la coreografia, sì, visto che hanno messo un lentone, una ballata. Loro hanno inglese, cantato, sì. Even, che è una canzone dei Gotthard, che è un gruppo molto famoso qua da noi in Svizzera. Allora, Marco, noi approfitteremo della tua presenza. Innanzitutto, grazie per la canzone, è una canzone fantastica, quella che ci hai portato, l'essenziale. Ma ci piacerebbe anche scambiare quattro chiacchiere con te per sapere un po' di curiosità. E credimi, ieri mi sono chiesto più volte quale sarebbe stata la mia prima domanda. Ho detto, voglio rompere il ghiaccio con qualcosa di originale. Poi, leggendo la tua biografia, ho detto, inizieremo da qua, dalla tua data di nascita. Ecco. Vuoi dirlo molto tu quando sei nato? Io nasco il 25 dicembre del 1988 e quindi nasco già da sfigato. Vabbè, perché allora, il 25 dicembre chi viene al tuo compleanno? Nessuno. Nessuno, chi ti fa il regalo doppio? Nessuno. E quindi no, è una data molto bella. Però ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro, no? Sì, diciamo che nascendo il 25 dicembre uno si dice dovrò fare qualcosa di importante per forza. E poi nel disco c'è un pezzo che ho scritto. Nel disco che tra l'altro è questo, che lo si chiama vedere, Natale senza regali. Natale senza regali, quindi questo pezzo, è autobiografico. Assolutamente, il pezzo più autobiografico del disco. Il regalo però l'hai fatto tu quando all'età di 14 anni hai deciso di iscriverti alla prima scuola di musica. Sì, ho iniziato pianoforte, mm-hmm. Poi sono scappato, ho iniziato chitarra, poi sono scappato, mm-hmm. E ho iniziato scuola di canto, poi sono scappato e poi autodidattismo, diciamo. E poi più che altro il canto è venuto a prenderti. Sì. Marco, una domanda così a bruciapelo, X Factor, Sanremo o Eurovision, quale rifaresti domani? Domani niente, letto. Vado a dormire per un mese, tipo il letargo. No, rifarei tutti e tre e nessuno dei tre, cioè nel senso che siano esperienze che sono esperienze che vanno fatte una volta nella vita e credo che non, se si rifanno poi non c'è più il gusto, non lo so. Mi piace la botta e via, one shot, via. Ok, abbiamo capito. Quindi X Factor è fatto, però Sanremo lo rifarai probabilmente. Non lo so. Bisogna vedere. Chi lo sa? Parlando del disco, c'è una cosa che ha incuriosito noi di Squat. C'è un hashtag prima del titolo Pronto a Correre. Questo significa che tu sei uno che ha una certa familiarità con i social network. Io ho visto i tuoi fan, sono 500.000 su Facebook, 400.000 follower su Twitter. Come ti io trovi qui in mezzo fan? Mi vergogno un po' a dire che sono dell'88 perché credo che ci siano persone che non sono nate molto dopo. Cioè, nel senso, sono nato in piena ascesa della tecnologia, no? Quindi ovviamente mi sento vicino ai social network. 50 e 50, usiamoli, ma restiamo comunque uniti così, cioè nel senso a guardarci negli occhi, è quello l'importante. Squat consiglia a tutti il CD Pronto a Correre, davvero bellissimo, ha ricevuto anche una nomination. In bocca al lupo! Best album per la World Music Award, quindi è davvero un gran disco. Marco, che dire, noi siamo davvero contenti di aver sentito la tua voce, grazie cuore per essere stato con noi. La Svizzera auguri a tutti, ringrazia. Marco Mengoni, grazie. Avete visto che puntata che ha preparato Squat per voi, solo grandi emozioni e dopo...